Con la commedia in due atti, Non ti pago, messa in scena dalla Compagnia Teatrale Napoletana, il dialogo si è aperto ieri sera al Teatro Lucio Dalla di Milo, il premio Angelo Musco. La grande tradizione teatrale napoletana è stata quindi protagonista con uno spettacolo non proprio dei più classici di Edoardo De Filippo. Questo è, diciamo, Edoardo De Filippo, diciamo, teatro con la T maiuscola, e quindi dopo un certo tipo di percorso, come può essere stato quello di Filumena Marturano, molto più impegnativo drammaturgicamente, ci siamo un attimo come gruppo dialogo, e io che le assisto nella regia da diversi anni, ci siamo un po' voluti divertire, ma il tutto nasce da due anni fa, quando ricorreva il 30° anniversario della morte di Edoardo. Per cui pensiamo a questo spettacolo come a una sorta di rievocazione, sì, ma che potesse permettere proprio allo stesso Edoardo di evocarlo e farlo di nuovo rivivere fra di noi. E in effetti lo spettacolo viene evocato da Edoardo stesso, perché nel quadro famoso del papà di Ferdinando Quagliuolo c'è proprio il viso di Edoardo. Questo gioco teatrale ci ha permesso, con la voce di Edoardo, di evocare Non ti pago. Questa sera si proseguirà con una compagnia siciliana, gli Amici del Teatro di Nicolosi, che porteranno sulla scena la commedia di Dario Nicodemi, La Maestrina. Un classico anche questo di Dario Nicodemi, La Maestrina. Sono particolarmente felice che stanno partecipando anche quest'anno, perché comunque anche gli Amici del Teatro di Nicolosi è una delle compagnie storiche che hanno vinto esattamente la seconda edizione di questo premio Angelo Musco nel 2008. Lo spettacolo è comunque delizioso, perché è stato fatto rigorosamente in maniera particolarizzata, i costumi, le scene, perché comunque è uno spettacolo di fine 800, quindi. E poi io, dopo tanti anni che vedo comunque DVD e spettacoli, mi sono commossa, quindi secondo me è uno spettacolo che vale la pena di andare a vedere.